Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudio, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare una cesta per la nanna per i nostri amici a quattro zampe. In particolar modo oggi vedremo un modello più adatto ai cani. È una culla fatta, diciamo, che è una base rettangolare con gli angoli, diciamo, leggermente curvi, ma non è proprio un ovale, è, diciamo, più un rettangolo. Poi vedete che gli angoli smussano leggermente. Misura 40x60 cm ed è adatto a cani di taglia medio-piccola, diciamo, che io la vado a realizzare per una cagnolina che pesa circa 10-11 kg, quindi questo è per regolarvi. Su queste però sono basi che realizziamo noi artigianalmente, quindi se avete un cane più piccolo, ad esempio, più grande no, ma più piccolo, se avete un chihuahua, un pincher o altre esigenze di appunto che vi occorrono misure più piccole, le realizziamo su richiesta, quindi potete contattarci e vedremo di realizzarle. Detto ciò, andremo a realizzarla con la fettuccia. Io ho scelto questi due colori, andrò a fare la base scura e poi andrò a inserire questo colore più chiaro. La fettuccia sono gomitoli da 400 grammi e prevedo di utilizzarne tre gomitoli, poi vi faccio sapere esattamente quanto ne ho usato. Andiamo a lavorare il primo giro con un uncinetto 4,5 per passare nei fori e poi tutto il resto della lavorazione lo lavoreremo con un uncinetto numero 8. Quindi direi, appunto, che parto subito a farvi vedere come realizzare la nostra cuccetta. Allora, partiamo subito con la realizzazione. Quindi ho fatto un cappietto, mi inserisco con l'uncinetto attraverso il primo foro ed estraggo il cappio. L'uncinetto che dovete usare per fare il primo giro può essere 1, 4, 4 e mezzo, 5, adesso forse il 4 è addirittura un po' piccolo, diciamo di stare su un 5 come grandezza di uncinetto, proprio per facilitarci sia il tiraggio della fettuccia, che è comunque un filato molto grosso, e sia per passare attraverso i fori senza fatica. Ok, quindi utilizziamo appunto circa un uncinetto numero 5. Estraiamo, come vi dicevo, l'asolina, il cappietto, e andiamo a lavorare una maglia bassa. Andiamo a inserirci nel foro a fianco, in questo modo agganciamo il filo e di nuovo andiamo a fare una maglia bassa. Ecco, così forse vedete meglio. Mi inserisco nel foro, aggancio il filo, lo estraggo e vado a fare una maglia bassa. Stessa cosa per il punto a fianco. Vedete che qui sono arrivata dove la base curva leggermente, perché ho iniziato proprio qui prima della curva, e io direi che andiamo a fare degli aumenti. Quindi qui, ad esempio, punto nello stesso punto e vado a fare un aumento. Stesso discorso per i successivi due fori, quindi andiamo a fare gli aumenti proprio qui nei punti di dove curva. Poi vedete che qui curva meno e qui curva di nuovo di più, quindi io direi che nei primi tre fori della curva andiamo a lavorare due maglie basse all'interno dello stesso foro. Quindi vedete che entro nel foro successivo, estraggo il filo, e faccio una maglia bassa, rientro nello stesso foro, aggancio nuovamente il filo. Sto lavorando il contrario ed è veramente difficile, quindi rientro qui nello stesso foro, aggancio il filo e lavoro una seconda maglia bassa. E vedete che ho fatto i miei due aumenti. Stessa cosa ripeto per il punto a fianco, perché abbiamo detto che facciamo gli aumenti nei primi tre. Quindi rientro qui, faccio una maglia bassa, rientro nello stesso foro e ne faccio un'altra. Quindi questo è il mio terzo aumento.
Adesso proseguo a lavorare una maglia bassa per foro fino ad arrivare all'altro angolo della curva, quindi in questi tre punti 1, 2 e 3. Qui andremo di nuovo a lavorare due maglie all'interno dello stesso foro. Per tutti i restanti, diciamo, fori degli altri lati, invece non andremo a fare gli aumenti, li faremo solo appunto qui nei tre fori della curva. In tutti gli altri andiamo a lavorare semplicemente una maglia bassa per foro, quindi come vi stavo facendo vedere prima, qui riprendiamo a lavorare una maglia bassa per foro. Allora, guardate, una volta terminato il giro vado ad estrarre l'uncinetto dall'asolina in cui sto lavorando, mi inserisco qui nel primo punto che abbiamo fatto e aggancio l'asola. In questo modo vado a raccordarmi, ok? Ci tengo a precisare una cosa. Allora, noi siamo andati a fare tre aumenti nei tre punti degli angoli, in tutti e quattro gli angoli. Però questo non è una regola matematica, nel senso che dato che queste culle, queste nanne per i nostri amici a quattro zampe, ma anche le culle per i bambini, è un po' tutto quello che andiamo a realizzare con la fettuccia è realizzata con materiali di scarto dell'industria tessile, quindi non è tutto uguale, potete trovarne di più spessa o di più sottile e dovete adattare la vostra lavorazione al tipo di filato che avete. Quindi, se avete una, io ad esempio, questo ne ho fatti tre perché, come potete vedere, la fettuccia che sto usando qui è molto larga. Ma se voi utilizzate una fettuccia più stretta, magari avrete bisogno di più aumenti. Semplicemente dovete andare a fare più punti. Ad esempio, potete fare un aumento sì e uno no, quindi lavorate per tutta la lunghezza della curva. Ad esempio, andate a fare due maglie basse in un punto e una nel foro successivo, poi di nuovo due, poi di nuovo una e così via. E magari lo fate per tutta la curva e dovete un po' regolarvi in base alla fettuccia che avete. Ad esempio, l'altro colore che ho scelto, guardate quanto è più sottile di quello che sto lavorando. Quindi, quando passerò a lavorare, guardate che differenza. Quando andrò a lavorare questo colore per adattarlo alla fettuccia con cui vado a fare la base, lo metterò doppio. Quindi bisogna cercarsi di regolare un po' con questi, diciamo, trucchetti, aumentando le maglie, doppiando il filato e così via, per creare un lavoro omogeneo e dal risultato ovviamente gradevole. Quindi, diciamo, fatta questa premessa, vado a cambiare uncinetto perché abbiamo detto che andremo a lavorare tutta la nostra culletta, tutta la nostra nanna con la nostra cesta, chiamatela come volete, con un uncinetto numero 8. Vado a fare una catenella e la catenella la vado a fare solo per questo primo giro per iniziare la lavorazione in tondo, poi non la faremo più, ok? Quindi non è da fare tutti i giri, ma la facciamo solo adesso. Ci giriamo dal fuori e andiamo a fare una maglia bassa per ogni punto, quindi puntiamo nei punti sottostanti. Io non vado più a fare aumenti perché non ne ho bisogno e vado a lavorare i punti così come si presentano, andando a fare una maglia bassa per ogni foro, per ogni punto, scusate, per ogni punto. Quindi vedete, questo è il risultato. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Allora, guardate, ho realizzato due giri di maglia bassa lavorando i punti così come si presentano e dopodiché sono andata a posizionare questi marcapunti che individuano la parte, diciamo, di entrata sul davanti della nostra cuccetta e dove andremo a fare, diciamo, l'incavo più basso e poi invece qui avremo i laterali più alti. Quindi questo spazio che ho individuato e che è precisamente composto da 2, 4, 6, 8, 10, 12,
13 maglie, è composto da 13 maglie, noi andremo a lavorarlo, lavoreremo tutto il resto e qui sul davanti andiamo a fare dei degradé, quindi andiamo a fare un'alzata che curva e adesso vi faccio vedere come facendo delle diminuzioni. Quindi io ho iniziato, ho fatto i primi punti del terzo giro e sono arrivata esattamente qui dove ho il marker, quindi da adesso in poi, proprio per permettere questa apertura, non lavoreremo più in tondo ma lavoreremo a righe, quindi un giro di andata e un giro di ritorno. Sono qui, infatti vado a fare, guardate bene, una catenella e volto il lavoro perché torno a lavorare girando all'indietro. Quindi vedete che ho proprio voltato il tutto. Adesso vado subito, abbiamo detto che dobbiamo fare delle diminuzioni per fare l'alzata graduale, quindi non vado a lavorare il primo punto ma vado a lavorare direttamente il secondo, quindi questa è la prima diminuzione che andiamo a fare, ok? Dopodiché lavoriamo tutte le restanti maglie così come si presentano, facendo un punto basso per ogni punto sottostante. Quindi adesso andiamo a lavorare tutto questo, tutte queste maglie, tutto questo qui del lato, tutto il dietro, torniamo a lavorare l'altro lato fino ad arrivare qui in corrispondenza del marker e poi vi faccio vedere come girare nuovamente dall'altra parte. Allora, guardate, sono arrivata fino a dove avevo messo il marker e ho fatto l'ultima maglia bassa proprio in corrispondenza del marker. Adesso sono arrivata qui, ho voltato il lavoro già, quindi andiamo a fare una catenella ed è esattamente come prima, saltiamo il primo punto, quindi non andiamo a fare una maglia qui ma andiamo a farla direttamente puntando nel secondo. E vedete che abbiamo saltato una maglia e anche qui vedete che non è dritto ma che curva un pochettino, ok? Quindi questo è il sistema di fare le diminuzioni. Adesso prenderemo di nuovo a lavorare una maglia bassa per ogni punto lungo tutta la circonferenza della nostra nanna fino ad arrivare qui, che vi faccio di nuovo vedere come proseguire. Una volta arrivati nuovamente al termine del giro vi faccio vedere come dobbiamo girare e come dovremo andare a fare diciamo il passaggio di cambio di inversione di giro per tutti i giri per cui andremo a lavorare la nostra nanna per i nostri amici a quattro zampe. Quindi vedete che sono qui, ho ancora un punto da lavorare e lo vado a fare. Quindi ho lavorato tutti i punti, anche l'ultimo, ok? Una volta fatto questo andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e invece di andare a puntare nel primissimo punto puntiamo il secondo, quindi puntiamo direttamente nel secondo come abbiamo visto prima, non puntiamo qui che sarebbe il primo punto ma andiamo a puntare qua che è il secondo, ok? Quindi quando arriviamo nel giro di arrivo, quindi adesso quando arriveremo qui alla fine del giro, lavoriamo tutti i punti compreso l'ultimo. Quando giriamo facciamo una catenella e saltiamo il primo punto, quindi questo è il modo per far sì che venga leggermente degradé e non una riga dritta che magari è brutta da vedere, ok? Quindi dobbiamo proseguire in questo modo a fare i giri di andata e ritorno fino ad aver ottenuto l'altezza della cesta che desideriamo, ok? Quindi io penso che la farò alta così, farò ancora 3 o 4 giri sicuramente, poi vi faccio vedere quanti, vi dico quanti ne ho fatti in totale. Allora guardate, questo è il risultato finale. In totale, a partire dalla base, ho realizzato 7 giri di maglia bassa e questo appunto è il risultato. Qui ho chiuso facendo una maglia bassissima e ho staccato il filo. Adesso, come vi dicevo prima, andiamo a prendere la fettuccia dell'altro colore. Allora, ho fatto già una prova e ho decretato che nonostante sia più sottile la userò semplice, perché andiamo a fare un giro di maglia bassa, un giro di maglia bassissima e va benissimo usarla così semplice, non c'è bisogno di doppiarla per questo giro finale, dato che non abbiamo lavorato diciamo in mezzo all'altro colore ma solo come finale, la possiamo usare tranquillamente così semplice. Allora vado a inserirmi qui nel primo punto e vado a fare tutto un giro di contorno con questo colore, quindi vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Sono partita da qui però poi passerò tutto attorno, arriverò qua, passerò giù qui, qua e qua su, quindi la bordiamo proprio interamente andando a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante.
Guardate che meraviglia con il bordo qua dell'altro colore, mi piace veramente tantissimo. Quindi vedete che sono andata a lavorare anche i punti qua in modo da nascondere le diminuzioni, rendere il lavoro omogeneo e questo appunto è il risultato. Adesso, come ultimissimo giro, sempre con questo colore, andiamo a fare un giro sempre tutto attorno, quindi sempre di nuovo anche qui, dove andremo a lavorare una maglia bassissima per ogni punto sottostante in modo da fare una bordatura ancora leggermente più in rilievo. Guardate, vedete che viene questo, diciamo, questa costina di finizione finale e quindi andiamo a fare ancora una maglia bassissima per punto. Questo è quanto, dopodiché abbiamo, direi, terminato la nostra cuccetta. Quindi proseguiamo così a fare questo giro di bordatura. Allora, guardate questo risultato finale. Come ultima cosa sono andata a cucirci qui un osso con la targhetta con scritto il nome della cagnolina a cui vado a regalare questa cuccia. Quindi, volendo, possiamo personalizzare per voi anche col nome del vostro pelosetto da poter, diciamo, attaccare e personalizzare ulteriormente la vostra cuccia. Quindi, questo è il risultato. Spero che vi piaccia. Allora, in totale ho utilizzato 3 gomitoli di fettuccia, quindi per sapervi regolare. Ho per questa dimensione di base 3 gomitoli di fettuccia da 400 grammi e appunto questo è il risultato finale complessivo. Adesso poi vi farò vedere le foto con il cagnolino dentro. Spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e soprattutto se provate a realizzarla, mi raccomando, sul gruppo di Facebook Maria e le mie cuccinettine aspetto le foto delle vostre cucce con i vostri amici a quattro zampe e se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Ciao, un bacione!